Mister Colella, una bella iniezione di morale questa, questo 2-0. Sì, sì, ci voleva, perché quando passi un periodo negativo, al di là di tutto, vieni fuori con una vittoria anche direi abbastanza chiara, fa morale sicuramente, sì. La tranquillità, la serenità con cui hanno gestito più di qualche situazione, che in questo periodo, cioè in un periodo in cui le cose non ti vanno bene, è merce rara. Quindi quello ci ha fatto vincere la partita. Cioè è chiaro che se non considero la squadra una squadra di scarsi, ma una buona squadra, come è sempre stata. Se quando mi fanno la domanda di come stanno dico che non stanno male, cosa resta? Resta quello. È chiaro che il momento di scarsa autostima va passato, insomma. Ecco. Sinceramente la cosa che notavo guardando qualche giorno fa, guardando qualche partita, la sensazione era, e l'ho detto anche a loro, che tutti si fossero rifugiati in una zona comfort, come si dice, la comfort zone, quella zona che tutti dicono comfort zone, secondo me è una zona grigia, cioè la zona dove non sei nessuno, non sei né carne né pesce. Però questo è anche normale, agli atleti capita, quindi quello è stato il passo da fare, ecco. Uscire da quella zona lì. Non lo so se bisognerà fare qualcosa di più. Noi cerchiamo di lavorare per migliorare, dopo gli avversari li affronteremo e faremo quello che dobbiamo fare. Non è che sto lì a misurare. Io durante la settimana guardo gli avversari, presento quello che fanno, ma guardo soprattutto la mia squadra. La crescita dobbiamo farla noi, e dobbiamo riprendere un cammino. Ecco, oggi l'abbiamo ripreso semplicemente, siamo ripartiti, ecco, mettiamola così. Sono giocatori che sono stati messi a disposizione ed è giusto cercare di considerarli e sfruttarli per quello che sono. Semplicemente non faccio niente di particolare se non utilizzare la rosa che ho a disposizione. In questo momento gestione anche del calendario è diversa da qualche mese fa, perché la stagione è diversa, perché praticamente tutta la squadra è a disposizione e perché non ci sono partite esageratamente ravvicinate. Cioè oggi giochiamo il mercoledì, però la prossima settimana non giochiamo il mercoledì, dopo torniamo a giocare mercoledì, la settimana dopo no, quindi è una gestione completamente diversa, ci sono i tempi per lavorare, per far riposare, non è come quel periodo verso ottobre, cos'era, che abbiamo giocato 7-8 partite in 3 settimane, tutto diverso, completamente diverso, quindi adesso possiamo tranquillamente con i giocatori a disposizione reggere l'urto e cercare di far bene su tutte e due le competizioni.